Io sono immigrato a Milano per lavorare. Ho lavorato un po' di tempo e poi sono sceso a Genova per lavorare come mi avevano promesso i miei compagni. Invece mi trovo già 3 mesi a Genova e sono ancora disoccupato. E ho 4 figli e non so ricordo darci a mangiare i miei bambini. Come lavoro me lo sono guadagnato perché sono abbastanza in gamba. Ho tentato di fare il mio meglio, ma sono tutto il resto, tutte le complicazioni per la casa, perché siamo sardi o meridionali, non ci danno la casa, vogliono 200.000 euro di cauzione per paura che non paghiamo. Mi trovo a Torino da un mese, sono venuta per motivi di lavoro, appunto perché ho intenzione di sposarmi presto e prepararmi il corredo, perché il fidanzato è giù in Sardegna e ho intenzione di andare in Sardegna il più presto possibile. Mi chiamo Giovanni Palla e sono di Barrali. Io è la seconda volta che vengo a Milano. La prima volta insomma il lavoro c'era, si lavorava, ma adesso la crisi ci ha sorpreso. Io sono venuto a Milano credendo che il lavoro era stabile, sicuro, mentre invece oggi mi trovo licenziato. Insomma, sul lavoro fino al giorno 31 e basta, dopo mi tocca andare a casa. E in più oggi ho ricevuto una lettera di casa che mi dice di mandare 10.000 lire a mia mamma, no, che hanno bisogno. E come devo fare? Anch'io sono insomma, in crisi così, mi trovo senza soldi pure io. Io sono uno dei 20.000 lavoratori della Carbon Sarda, costretto a emigrare, ho trovato il posto oggi a Milano, però sono sempre soggetto a perdere il posto perché la crisi sta sempre aggravando tutti i giorni, avrei desiderio di avere il posto in Sardegna, è un posto sicuro per lavorare vicino alla mia terra dove sono nato. Io sono a Torino già da 4 anni, come donna mi trovo abbastanza bene come lavoro perché al paese non c'è niente. Comunque se avrei avuto un lavoro nel mio paese sarei andata volentieri. Sono venuto qua a Milano credendo chissà cosa di trovare qualcosa di buono, invece vedo che neanche qua non è possibile vivere. Insomma, ci dicono che c'è un piano di rinascita in Sardegna, dicono che si può vivere, perché allora non ci fanno ritornare nelle nostre famiglie, che siamo stufi di stare qua a Milano. Insomma, io sono venuto dalla Sardegna qui perché laggiù i pascoli sono troppo cari e per pagare i pascoli ci vuole un capitale, cioè non basta neanche quello che si ha davanti. Ritornerei in Sardegna perché laggiù il clima delle pecore è migliore di qua, qui fa troppo freddo. Sono 15 anni almeno che i governi danno per risolto o avviato a soluzione il problema del mezzogiorno e delle isole e si studiano piani e programmi di sviluppo, ma se guardate alla realtà di quest'isola potete fare amare scoperte. Da questi paesi, 170.000 sarti, per lo più giovani, sono emigrati negli ultimi 10 anni. Oltre 600 miliardi di forza lavoro esportati da un'isola che ha un reddito medio per abitante inferiore alle 200.000 lire annue. In uno di questi paesi, Ales, nacque Antonio Gramsci, colui che doveva diventare il capo e il maestro dei comunisti italiani. E da un altro paese, Ghilarza, Gramsci mosse verso Torino, lungo la strada che tanti sardi prima e dopo di lui hanno percorso. A questi paesi tornò poi sempre il suo pensiero, per cercare di scoprire le ragioni dell'arretratezza della Sardegna, negli anni duri dello studio e della lotta a fianco della classe operaia torinese e in quelli tragici del carcere. L'emigrazione ha fatto il deserto, dove l'insufficienza della popolazione costituiva già un grave ostacolo al progresso. Sono partiti all'alba, dai villaggi ancora sepolti nel sonno, con le valigie di fibra, legate con lo spago e i pacchi ingombranti di chi partendo vorrebbe restare. Sono paesi dalle case basse e curate, quanto la povertà lo consente, nei quali la vita segue il ritmo duro della fatica di ogni giorno. Ora che l'emigrazione li ha come svuotati, la lotta di quelli che sono rimasti si è fatta più aspra e insistente, sotto l'apparente serenità delle occupazioni che sembrano fissate da sempre. Sono rimaste le donne a portare il peso di tutta la famiglia, a reggere la casa, a badare ai vecchi e ai bambini. La Germania è lontana da questi tetti.
meno lontani sono il Logudoro e il Campidano, dove i pastori scendono a svernare per tanti mesi dell'anno. L'emigrazione ha aggiunto un'offesa e un dolore nuovi ai tanti antichi e mal sopportati. Nei paesi quasi deserti sono rimasti i vecchi, coi loro ricordi che non bastano a riempire le giornate troppo lunghe. Migliaia di vecchi senza pensione o con le miserabili pensioni della previdenza sociale sono un problema che tante chiacchiere e tante promesse non bastano a cancellare. Dalle carte al biliardo al calcio balilla non è cambiato molto per i ragazzi. Studiare è ancora difficile. Mancano le scuole. La crisi delle aule è grave. Pochi continuano dopo le medie. La strada dell'emigrazione sembra aprirsi inesorabile ed unica davanti a loro. I giovani hanno dovuto scegliere, partire o rimanere a casa umiliati, senza un lavoro. Io mi dovevo sposare, invece mio fidanzato è partito e non ho più potuto sposare. Lui era sempre disoccupato, sempre senza lavoro, dovuto partire in Germania. E a me mi dispiace tanto che proprio in Sardegna non ci sia un lavoro per tanti ragazzi, tanti giovanotti, che se ne devono andare all'estero, come ha fatto mio fidanzato. Io di partire e di andarmene in un altro paese non me la sento proprio. Ma in tutti c'è il desiderio di tornare, anche quando l'indifferenza di chi governa crea situazioni dolorose e assurde. Beh, guardate, io sono sposata con uno straniero. E comunque a Lussemburgo stavamo bene, un po' soltanto mio marito soffriva, perché da freddo e tutti così. E siamo venuti qua che hanno scritto che c'era lavoro. Invece il primo tempo lavorava niente e dopo 3 mesi ha cominciato a fare lavoro a una parte e dopo ha finito. Finché adesso si è mantenuta la famiglia, alla bene e meglio, facendo lavoro occasionale. E in più, quando io scrivo a casa, a me mi tocca scrivere bugie perché nessuno capirà quale cosa, in che condizione che viviamo qua. Mio padre diceva magari, tuo marito non è buono a mantenerti perché non sa che non c'è lavoro qua. Quando c'era lavoro si stava un po' meglio. In campagna sono rimasti soltanto quelli che non hanno potuto emigrare, che hanno un pezzo di terra da cui sperano di poter ancora ricavare almeno quanto basta per vivere. Per chi lavora a giornata, la situazione è drammatica. Io sono bracciante agricolo e prendo 1500 lire al giorno. Ma la crisi ha costretto a ritornare alla campagna anche chi ormai lavorava in altri mestieri. Io sono minatore, lavoravo per 15 anni in miniera, poi hanno licenziato. Me ne sono dovuto andare in Germania e ci ho lavorato bene per 6 mesi. Sono ritornato qui. Sto facendo il contadino, però non posso tirare avanti con questa famiglia, che ho 8 figli. Sono muratore, sono stato costretto a lavorare per 1500 lire che prima ne prendevo 300 all'ora. Ora siamo obbligati, colpo della disoccupazione. Io voglio ritornare a lavorare dal mio mestiere da muratore. E bisogna che la regione si muova e metta i soldi al lavoro della rinascita della Sardegna. Noi abbiamo qui circa 6.000 ceppi, miei e del mio fratello. E ci lavoriamo tutto l'anno. E così acquistiamo tutti i materiali, antichitogamici e i concimi, e non ci rimane niente. Abbiamo chiesto soldi e non ce ne danno a noi, li danno agli industriali i soldi, ai contadini niente, dice che non abbiamo bisogno. I soldi che non ci sono per i contadini, ci sono invece per un pugno di agrari e di capitalisti forestieri. L'ente di trasformazione fondiaria e agricola della Sardegna ha fallito il suo compito di aprire la via alla riforma agraria. Questi sono i frutteti e i lavori che ha fatto l'ente a Campanella, che dopo dei 6 anni piantato questo frutteto, arriva un uomo di 60 anni e lo tira fuori. Piantato sopra la roccia, senza terra e senza terreno niente, né scasso e né niente. Così non si può vivere, perché io ho 2 figli grandi, potevano lavorare sul podere
invece sono fuori lavorando. Decine di miliardi in 15 anni dovevano essere spesi per trasformare, bonificare, irrigare, per creare un'agricoltura nuova. Oggi si afferma che tre quarti della Sardegna dovrebbero essere abbandonati a se stessi per concentrare gli sforzi nelle zone più fertili di pianura. Le promesse di allora non sono state mantenute. Dovevano trasformare tutta la terra, imbrigliare le acque, riorganizzare l'antica pastorizia, dare garanzia e sicurezza di vita alle popolazioni. Gairo e Osini, i paesi sui quali pende sempre la minaccia delle frane e della distruzione totale, parlano da soli con le loro macerie. Siamo come bestie in questo paese, con le case tutte in terra. Siamo sempre nella paura di caderci le travi addosso e siamo costrette purtroppo a restare a ciò che ci succede, perché non abbiamo nessuno, abbiamo un'autorità che ci possa difendere fino adesso dal 51, sempre aspettando, e ci tocca fare ancora penitenza. Io ci sono 57 anni che abito questa casa, mi dispiace abbastanza e con lacrime agli occhi mi tocca andarmene se mi costringo. Lasciare il paese, la casa dove si è vissuti per tanto tempo, si è cresciuta la famiglia. Per andare dove? Su queste terrazze squallide, aperte a tutti i venti, dove nessuno ha osato trasferirsi a costruirsi una casa, per la quale i fondi stanziati sono del resto insufficienti. Invece di case a Gairo hanno costruito una caserma per 300 carabinieri, in un paese di 1000 abitanti. Ma per lavare la biancheria accade ancora che le donne di Gairo debbano ricorrere al canale di scolo delle acque che sbocca sulla strada che porta al paese. I giovani fuggono da questi paesi. Molti vanno sul continente, altri, i più, all'estero, altri ancora in città. Cagliari e Sassari sono cresciute enormemente. Cagliari è quasi raddoppiata. L'edilizia è stata il boom di questi anni. Sassari è cresciuta un po' meno. Ma la speculazione ha fatto anche qui affari d'oro. Sul vecchio centro decrepito il grattacielo suona come un'irrisione. Piazza delle Demolizioni è ancora lì, coi suoi palazzi di speculazione, circondati dallo sfasciume del quartiere di Santa Pollinare. Nelle centinaia di case dichiarate inabitabili vivono le migliaia di nuovi immigrati. Le città sono cresciute, ma quanti lavoratori hanno la casa? E quale casa, nonostante i contributi? In genere la città li ha respinti dal suo centro, li ha cacciati ai margini, come in un ghetto. A Sassari, oltre il ponte di Rosello, le case si arrampicano confusamente. Le casette in Canada, le case minime, le minimissime, costruite per uomini di seconda e di terza classe. A Cagliari non c'è di meglio. Oltre i quartieri dilaganti verso Pirri, verso Quartu, lungo la pianura senza confini, sono rimasti i tuguri malsani, i bassi del vecchio centro, le grotte di Ismir Ionis e le baracche lungo la spiaggia. Anche qui la città svela il suo doppio volto di speculazione e di sofferenza. Sono le città dove il lavoro è come in campagna. Oggi c'è, domani manca. Può durare così un giorno, un mese. C'è chi lo ricorda così da sempre. Città senza industrie, con qualche vecchio stabilimento che occupa sempre meno operai. Capitale italiano e straniero è venuto qui con intenti precisi. Abituato da sempre ad alti profitti realizzati senza controlli e senza alcun impegno, ha messo la sua ipoteca sui miliardi destinati alla rinascita. È questa ipoteca che frena un processo di rinascita legato all'economia della Sardegna.
I nuovi investimenti industriali hanno mantenuto il loro carattere estraneo all'isola, alla sua economia, un carattere coloniale. La regione è stata generosa coi monopolisti. Decine di miliardi alla Esso, alla Galf, alla cartiera di Arbatax, che lavorano materie prime di importazione. Lo zuccherificio Eridania, che lavorava a Barbabietola locale, chiude a Oristano per aprire altrove e poter così avere nuovi contributi da parte della regione. La Democrazia Cristiana e i dirigenti del vecchio Partito Sardo d'Azione si sono messi al servizio dei grandi gruppi forestieri e suonano le trombe dell'industrializzazione. Ma su questi monti, quel suono il vento se lo porta via. Per lui è sempre cattivo il prezzo del latte. Il prezzo del latte lo fa l'industriale. Il padrone qua. Noi paghiamo la fitta, ma non sappiamo nemmeno chi è il padrone. Non l'abbiamo mai visto. Lui non sa nemmeno dove ce l'ha il terreno. La situazione degli affitti dei pascoli qua è un po' troppo brutta. Vede il pascolo che ci abbiamo qua. Senza casa, ci abbiamo solo una capanna, senza miglioramento di terreno, niente. Terreni aperti senza chiusura nessuno, per 10 pecore il pastore deve essere sempre dietro, che sono cose che sono troppo assurde. Uno qua è costretto a fare il bandito, sa perché è costretto? Io vado a rubare una pecora perché mi trovo a morire di fame, o azzardo a rapinare una macchina, ma sa perché si fa una cosa del genere? Quando uno si vede costretto che c'ha la fune messa alla gola, c'ha da pagare il pascolo e non si riesce a pagarlo, c'ha la famiglia a morire di fame, per forza quando in queste condizioni uno azzarda ad ogni cosa. E lo fa anche spostare da quello che voleva fare prima. Se voleva fare del bene lo fa fare del male. Io per conto mio il bandito lo giudico così, non so se altri lo giudicano diversamente. Ma quale banditi? Per forza uno è bandito. Non è bandito dalla legge, ma è bandito dalla vita che conduce uno. È sempre in campagna, lontano da centri abitati, vivendo per mesi e mesi. È certamente da definirlo veramente una vita da bandito. Ecco perché è veramente un bandito. E quando rientra in paese con i cambali, è logico che la polizia sia alle carcagne di questo, perché è ritenuto raro forse per loro, non essendo abituati a vederlo ogni giorno a spasso come ci sono i buffoni che se la spassano in paese. Questo sì, è per questo che definiscono loro i banditi e noi. Noi viviamo in una vita disagiata. Quando ritorniamo in paese è solo per cambiarci il vestito, rimaniamo un'ora, due ore il più possibile, poi ritorniamo sempre in campagna. Altra cosa, questo piano di nascita, se è vero che c'è, come l'hanno promesso, volevamo molte cose. Prima farci da casa in questi pascoli che abitiamo, che siamo in una capanna, l'ha vista lei com'è la capanna. Poi volevamo trasformare un po' il terreno, perché le pecore non possono vivere sempre con questo pascolo bravo, come ce l'hanno abituato da piccoli, e adesso siamo grandi, è sempre la stessa cosa. Come era 100 anni fa e ancora adesso il pascolo. Vedere le pecore come sono, qua abbandonate, sembrano stanno a morire di fame. Ce ne abbiamo 3 attaccati, ci abbiamo la volpe, il proprietario del terreno e il padrone delle pecore, che noi siamo mezzadri qua, stiamo facendo una vita troppo difficile. Nella sola provincia di Nuoro appena il 31% delle terre è condotto da contadini proprietari, contro il 69% dato in affitto. 15 miliardi pagati alla rendita fondiaria. 7 miliardi di debiti per mangimi, 4 miliardi perduti per le consegne di latte agli industriali, sono il bilancio di un anno. Pescare in queste acque è un furto. Un padrone che si vale di un abuso feudale trova sostegno nel diritto moderno contro pescatori che vogliono esercitare un diritto scritto nella Costituzione. Chi ha più lottato è costretto oggi a pestare la fanghiglia. Thank you.
anche chi va sulle barche del padrone mangia un pane amaro. Perché non c'è che un padrone sullo stagno, contro il quale la lotta è di tutti. A noi da quando abbiamo iniziato la lotta, sempre ci hanno promesso, sia al Consiglio regionale, sia ovunque siamo andati, a Roma, però soltanto galera ci hanno dato a noi. Io sono dal 1961 che mi hanno arrestato, la prima volta e ne ho fatto 11 giorni, resto 13 mesi senza lavorare. Quando mi hanno scarcerato, nel 63 mi ritornano nuovamente ad arrestare. Decine e decine di miei compagni hanno subito galere, chi 12 mesi, chi 18, chi un anno, il carcere soltanto, però senza fare nessun dibattimento. Noi siamo sicuri però di risolvere questo problema, anche se sia duro quanto mai. Loro saranno resistenti, incredibilmente, non lo immagineranno quanto noi siamo più resistenti di loro. Comunque ci siamo messi in testa senz'altro di abbattere questa genga di feudatari che mai hanno permesso vero di dare un pezzo di pane, di dare lavoro e umanità, non hanno avuto mai compassione di nessuno, sono una massa di vigliacchi, mascalzoni, gente che qui non ci dovevano neanche passare per conquistare queste acque che ci hanno guadagnato e godono di miliardi con dei denari in tante banche, in estero e anche in Italia. Per conto nostro, se noi intendiamo di rimanere compatti e uniti a costo di sputare per tanti anni sangue ancora, ma però sono speranzoso e speriamo tutti di conquistare, come ho detto prima, una grande vittoria. Dalla Costa Smeralda la Sardegna è un'altra cosa. Per chi guarda verso il mare, l'isola torna ad essere quella di cui le agenzie turistiche diffondono l'immagine in tutto il mondo. È l'immagine che la Dolce Vita Internazionale preferisce. L'isola del silenzio, degli amori discreti, a contatto con la natura. Godersi la vita qui è la legge, anche se costa quanto un contadino, un pastore, un minatore non guadagnano in un anno. Anche Corrias sembra credere che esiste questa Sardegna. L'assessore al turismo ci crede anche lui. E parlano tutti. Managers internazionali e persino gli ammiragli. Si scambiano coppe, medaglie, sorrisi. Parla anche l'Aga Khan, Karim il regale, il divino. E anche lui, che vale oro quanto pesa, sorride, ringrazia. Dicono, sono soldi ben spesi, questa è ricchezza che arriva in Sardegna. No, forse gli spiccioli rimarranno nell'isola. Perché questo turismo è un grosso affare per gli speculatori delle aree, che sperano di vendere a 20 milioni l'ettaro ciò che hanno pagato 1 milione, e perché il grosso dei profitti riprende la via del mare per andare altrove, lungo la via che da secoli seguono le risorse e le ricchezze dell'isola. Solo negli ultimi 10 anni, milioni di tonnellate di carbone, migliaia di tonnellate di piombo, di zinco, di altri minerali preziosi. 3 colossi, Pertusola, Montevecchio e Monteponi, realizzano negli stessi anni 14 miliardi di profitti. È una rapina che non conosce limiti. Ci sono impianti modernissimi e attrezzature antiquate. Nella miniera di Suzzurfuru, di proprietà della Pertusola, i minatori lavorano in galleria allagate con l'acqua sino alla cintura. Cavalli ciechi trascinano ancora i vagoncini al posto dei decovili. Ma di qui escono ogni anno centinaia di tonnellate di minerale prezioso. Car-
Carbonia è l'esempio più clamoroso di un vero e proprio piano di rapina. Nata come un campo di concentramento per servire una politica di guerra, Carbonia lotta dal primo giorno per sopravvivere. È in questa lotta che i minatori acquistano la coscienza di essere l'avanguardia del popolo sardo. Per Carbonia e per la Sardegna è la parola d'ordine. Sotto la guida dei comunisti, i minatori elaborano una linea che si scontra con quella del governo e della Carbonsarda. Dalle minacce ai ricatti, ogni mezzo è usato per piegare i minatori e umiliare la città. Scioperi, occupazione dei pozzi, manifestazioni di piazza. Questa è la risposta dei minatori. Si chiede la lavorazione in loco dei minerali e la creazione di un'industria sussidiaria a bocca di miniera, ma soprattutto l'utilizzazione del carbone per la produzione di energia termoelettrica. Fallito l'attacco frontale, governo e Carbonsarda cambiano tattica. Decine di pozzi vengono chiusi uno dopo l'altro, a Baku Abis, a Cortoghiana, a Sirai. E mentre l'azienda denuncia un passivo enorme, decine di miliardi si sprecano per costruire impianti che non entreranno mai in funzione. Così a Cortoghiana, ancora oggi sui piazzali, giacciono centinaia di tonnellate di materiali. Carrelli di vagoncini, rotaie, macchine mai utilizzate e ancora imballate. 20.000 emigrati in 10 anni. Questo il prezzo pagato da Carbonia a una politica anti-autonomista. Oggigiorno, 300 e più operai sono partiti già da Carbonia. Migliaia e migliaia hanno già emigrato prima di oggi. E di più che continuano ancora. Ma siccome ci abbiamo questa speranza, questa lotta che abbiamo indagato già da un anno, di passaggio della Carbosarda all'Ene per avere un miglioramento, avere miglioramenti salariali anche. Mentre invece, se questo passaggio non viene della Carbosarda all'Ene, delle maestranze della Carbosarda, cosa ne viene? Va a terra il piano di rinascita, prima di tutto. Va a terra Carbonia, vanno via ancora delle migrazioni. Dove andremo? Sbarcheremo all'estero. All'estero li stanno mandando via. Andremo in Germania. Altrettanto sarà la crisi, sarà altrettanto lì. Noi invece vogliamo il passaggio immediato della Carbosarda all'Ene, completamente con tutte le maestranze, come abbiamo indagato la lotta, assieme con i sindacati, assieme con i cittadini di Carbonia e con tutta la popolazione sarda, per un miglioramento economico, per un miglioramento del piano di rinascita, che vengano costruite le fabbriche, le industrie che noi abbiamo sempre desiderato in Sardegna e a Carbonia maggiormente. E a queste industrie che la supercentrale conquistata dai minatori dovrà dare la sua energia. 5 miliardi di kilowatt all'anno sono la base energetica della rinascita della Sardegna. Sessant'anni di lotte dei minatori e del popolo sardo sono stati necessari per conquistare questo strumento indispensabile della rinascita. 1904, Bugerro. I minatori scendono in sciopero contro l'ultimo sopruso, il mutamento dei turni. La direzione della Malfidano chiama i soldati da Cagliari e da Iglesias. Davanti alla falegnameria la truppa apre il fuoco. Tre uomini, Montigi, Littera e Pittau, restano sul terreno. Da Milano la CGIL dichiara lo sciopero generale. 1906. Da Iglesias, da Cagliari, la rivolta si estende a tutta l'isola. Attorno ai minatori sono i braccianti, i contadini e i pastori. Altre vittime, nuovi processi, il carcere. Una prima ondata di emigrazione caccia migliaia di lavoratori dall'isola. Poi è la guerra mondiale. Nasce la leggenda dei piccoli sardi della Brigata Sassari. Da Torino, Antonio Gramsci guarda i contadini e i pastori soldati come alla forza nuova che muterà il destino dell'isola. L'ideale dell'autonomia nasce nel fango e nel sangue delle trincee. Se esiste la regione e se oggi si combatte per la rinascita dell'isola, si deve anche a loro e alle lotte che i superstiti del Col di Lana e della Bainsizza, di Cima 12 e delle Frasche hanno condotto in tanti anni. In cambio la patria ha dato loro qualche medaglia e la polizza famosa.
ma il governo di centrosinistra gli nega anche solo una modesta pensione. Oggi la Sardegna è scossa dalle lotte popolari per la rinascita. È sorta una coscienza nuova, più forte, più sicura di sé. Si vuole un piano, ma un piano che sorga dal basso, col respiro della lotta e sia libero da ogni ipoteca dei grandi gruppi economici privati. Il monopolio politico della Democrazia Cristiana in questi anni è stato spezzato. Emerge una nuova maggioranza di forze autonomiste e popolari. Ora si può e si deve andare avanti. Una nuova linea, la linea della vera rinascita, può e deve passare alle elezioni regionali del 13 giugno. Sotto la guida di Gramsci e di Togliatti, i comunisti sono i primi nella lotta per la rinascita e per l'unità di tutto il popolo. Se i comunisti avanzano, avanza la Sardegna, disse Palmiro Togliatti, l'amico e il compagno di Gramsci, la guida amata di milioni di lavoratori ai quali egli seppe indicare la via giusta. È la via che il popolo sardo ha scelto nelle centinaia di assemblee che hanno respinto il piano della Giunta che vuole subordinare lo sviluppo della Sardegna agli interessi dei gruppi monopolistici. A questo piano un altro se ne oppone, elaborato dai comitati zonali, dai sindacati, dai comuni, e che rivendica la rinascita di tutta la Sardegna. Lavoro per tutti, oggi e non domani. Creare un'economia moderna al servizio del popolo sardo perché esso abbia più libertà, più giustizia. Perché il piano del popolo sardo trionfi su quello dei monopoli e della giunta, occorre che si rafforzi l'impegno di tutti i figli di Sardegna, dentro e fuori dell'isola, secondo il richiamo profondo che sorge da questa terra di sofferenze e di lotta, e che Togliatti aveva fatto suo. Un appello agli operai, un appello ai pastori, ai contadini, a tutti coloro che hanno combattuto, che hanno resistito alla prepotenza dei padroni, che hanno saputo far trionfare le loro rivendicazioni. Un appello particolare alle donne della Sardegna, ai giovani. Voi giovani non potete volere che la Sardegna abbia la sorte che le spetterebbe se venissero applicate le direttive del famigerato piano della Democrazia Cristiana. Unitevi giovani, raccoglietevi attorno alle bandiere nostre. Noi siamo il partito della gioventù, noi siamo il partito che apre alla gioventù d'Italia, che apre alla gioventù della Sardegna le vie di un avvenire nuovo, le vie di una risposta nella libertà, nella pace, nella democrazia.